Ciao a tutti ragazzi, rieccoci con un nuovo round del campionato EUPRO Championship. Siamo ad Austin, andiamo a caricare l'assetto, andiamo a mettere le marce che sono queste che vedete, il resto è sempre lo stesso, sospensioni, sterzo sono sempre quelli. Andiamo a mettere 3,5 di carburante e si parte per il giro. Ed ecco che andiamo a chiudere il nostro giro in 58,2, un tempo molto alto, infatti ci dà la settima posizione in griglia, mentre la Polla fa Secret Roots in 57,2, quindi di nuovo un'altra gara dove bisogna provare a recuperare subito in partenza. Ora andiamo a mettere le gomme, media media, eccole qua, andiamo a mettere 13 tiri di carburante e si può andare in partenza. Ed ecco i semafori rossi che si vanno a spegnere e si parte dalla settima posizione. Dobbiamo subito provare a recuperare, partiamo abbastanza bene, occhio in staccata di curva 1, per ora sembrerebbe che passi liscia, infatti così è, e ci troviamo in sesta posizione, abbiamo recuperato solo una posizione. Occhio qua all'interno con Bruci che va a cadere toccando la moto di Secret Roots, e così ci andiamo a prendere la quarta posizione. Ora occhio in questa S, la moto è molto pesante con il pieno di carburante, mentre davanti Secret Roots già subito prova ad attaccare SGM Tommy, che anche lui è partito molto ma molto bene. Ne vediamo di tenere il gruppetto dei migliori per ora. Occhio qua, finiamo un po' troppo interni, per fortuna il gioco non ci dà la penalità. Occhio qua Secret Roots che fa un attacco SGM Tommy, ma va a lungo, mentre noi finiamo un po' troppo corti e ci prendiamo 239 millesimi di penalità. Però attenzione, che usciamo bene, siamo attaccati ai due, a Secret Roots e SGM Tommy. Attenzione che questa è staccata, siamo in tre, uno affiancato all'altro, andiamo a staccare forte. Gli altri due lasciano i freni e noi siamo gli unici che chiudiamo la curva e così li passiamo. Due in una staccata e siamo in seconda posizione. Occhio davanti con Ciric, proviamo a seguirla. Attenzione qua, Secret Roots, che forse ci ha toccati, dalla nostra visuale no, però mi sa che dalla sua ci ha toccati ed è finito per terra. Noi invece ci avviciniamo a Ciric. Tentiamo magari subito di prenderci la prima posizione, che sembrerebbe che siamo abbastanza veloci qua ad Austin. Bella qua, la facciamo tutta di percorrenza, mentre lui spigola un po' di più ed esce meglio però. E così si conclude il primo giro, abbiamo già recuperato ben 6 posizioni, partivamo settimi e siamo in seconda posizione.
Occhio qua, stacchiamo forte, andiamo un po' lunghi però. Così Ciric si difende la sua prima posizione. Ancora qua nelle S, purtroppo sempre un po' più legnosi di Ciric, che le fa belle fluide. Noi un po' più impiccati, diciamo. Ancora qua Ciric, bella linea sul cordolo, però gli pattina un po' la moto e così riusciamo ad avvicinarci. Ora possiamo provarci magari ad un attacco, magari anche qua in fondo. Stacca bene Ciric, stacchiamo forte, no, e andiamo a tamponarlo. Lui era un pelo corto, infatti è finito sul cordolo, sicuro si sarà preso la penalità. E ora attenzione qua in fondo al rettilineo, prendiamo tutta la scia, va di power a 1. Siamo qua, siamo un po' lontani, però tiriamo la staccata, andiamo dentro a Ciric. Mamma mia, aveva rischiato qua di fare lo strike, però riusciamo a prenderci la prima posizione. Ora proviamo magari a sfuggire, però Ciric subito qua con una linea più interna si affianca, noi dobbiamo rialzare, però riusciamo ad avere la traiettoria ideale per questa curva. E attenzione però ancora, Ciric si fa sentire, incrocia, va all'interno penso, e infatti eccolo qua. Noi dobbiamo concedergli ovviamente lo spazio, andiamo qua all'esterno. Occhio qua che abbiamo rischiato, e qua che si chiude l'anteriore, se frenavamo un po' di più. Infatti siamo dovuti andare larghi e Ciric subito si rimette in prima posizione. Qua ancora andiamo a tamponare Ciric. Attenzione qua, ancora in curva 1. È difficile in curva 1, ma ci proviamo, siamo all'interno, andiamo a staccare forte. E ci andiamo a prendere la prima posizione di nuovo. Bella questa bagarre con Ciric, molto divertente. E occhio ancora qua nelle S, un po' troppo legnosi. Infatti Ciric si avvicina di nuovo, infatti sentiamo questa Yamaha attaccata a noi, si fa anche vedere per un attimo. Ancora Ciric, lo sentiamo alla nostra sinistra, è pronta ad attaccarci, eccolo qua, bello interno. Noi però riusciamo a difenderci e a tenerci ancora questa prima posizione. Qua staccata bella precisa, fatta bene. Ora bisogna uscire prendendo il cordolo, che così non ci si impenna la moto, e riusciamo a farlo perfetto. Mettiamo anche il power a 2 per difenderci da Ciric in questo rettilineo. Tanto avvertimento proprio per Ciric, che è andato un po' sul verde. Qua chiudiamo una bella curva in fondo al rettilineo lungo, riusciamo a fare una bella staccata. Qua ancora belli precisi. Proviamo a staccare un po' Ciric se si riesce, mezzo secondo per ora. L'ultima curva di questo terzo giro, andiamo a fare abbastanza bene, anche se si poteva fare un pelo meglio, però bene così. Ultima curva, proviamo ad uscire sul cordolo in modo che così la moto ha più grip e ci riusciamo. Andiamo a chiudere il giro in 59.0, giro abbastanza buono, però si può fare meglio. Infatti si è chiuso in 58.5, staccata di curva 1, e ci si chiude l'anteriore. Primo errore di questa stagione 3 dell'EU. Il nostro primo errore avviene qua, nella terza gara. Purtroppo ci si chiude l'anteriore e così rientriamo in quarta posizione, perdiamo la prima. E facciamo un bel salto in avanti andando già all'ultimo giro, all'inizio dell'ultimo giro, dove la nostra rimonta ci ha portati vicino a SGM Tommy per il podio. Ma purtroppo nella rimonta ho tagliato tanto, infatti ho 2 secondi e 222 di penalità. Quindi anche se andiamo a passare Tommy gli arriveremo sicuramente dietro, perché avere più di 2 secondi e 222 la vedo difficile. Ora 2 secondi e 4, cioè altri 2 decimi lì. Quindi proviamo comunque, magari per l'onore, provare a passare Tommy se si riesce.
ma occhio anche dietro che c'è un mastro, con i nostri secondi di penalità rischiamo di finirgli dietro. Speriamo che anche Mastro abbia qualcosa di penalità, ma dovrà difenderci questa quarta posizione, che sarebbe comunque buona, però dopo quella bella partenza, ne eravamo anche primi, e purtroppo è il nostro primo errore di questa stagione. Ci sta, dai. Ora concentriamoci qua, proviamo a riandare a prendere Tommy. Però Tommy non sta sbagliando niente. Quindi è difficile, anche perché mancano più poche curve. E poi la gara sarà finita. Ora lo seguiamo. Direi che non c'è spazio per provare un attacco, perché siamo alle ultime curve. Dietro abbiamo 2 secondi e 3 di margine, quindi se Mastro non ha penalità rischiamo veramente di finirgli dietro. Abbiamo 2 secondi e 4 noi. E quindi davanti vince la gara Cilic, arriva secondo Secret Roots, in terza posizione arriva SGM Tommy, qua ancora larghi dall'ultima curva, noi arriviamo quarti, ma vediamo che rischiamo di finire in quinta. Speriamo che Mastro ha qualcosa di penalità, e invece Mastro è l'unico che in tutta la gara non ha mai preso penalità, proprio la nostra sfortuna. E quindi ci passa, arriviamo in quinta posizione, una gara molto divertente all'inizio con quella bella bagarre, purtroppo finita male. Complimenti a Cilic che abbiamo fatto una bella bagarre, si è meritato questa bella vittoria.